Ci sono vigili del fuoco anche toscani nei 600 vigili del fuoco provenienti da tutta Italia che nelle scorse ore hanno raggiunto le zone alluvionate di Emilia-Romagna e Marche. Alcuni esperti proprio in tecniche fluviali che quindi si sono impegnati nei soccorsi a persona. Questa è una storia di un vigile del fuoco toscano che ci racconta il salvataggio di una coppia di anziani. Sì, diciamo che siamo presenti come sezione operativa toscana perché lavoriamo come direzione regionale appunto noi, perché praticamente siamo tutti i comandi uniti della Toscana in questa sezione operativa. E in specifico noi dalla Toscana siamo intervenuti per soccorso a persona perché diciamo con le nostre specializzazioni con tecniche spero alpinistico e fluviali appunto abbiamo gommoni e quindi di conseguenza attrezzature per poter intervenire in questi soccorsi in specifico. Ecco, noi la Toscana in questo momento è presente per il soccorso a persona e non magari come in futuro potrebbe essere, ecco, per recupero beni, svuotamenti, ecco, di case, sì, scantinati e quant'altro. Ecco, nella prima fase interveniamo sulle persone, ovviamente, logicamente. Il primo intervento rimane sempre, sono stati una coppia di anziani molto lontani che dovevamo raggiungerli con anfibio, però poi ieri sera abbiamo deciso di provare con un gommone a rafting a remi. Ci abbiamo messo circa 40 minuti, 50 per raggiungerli e li abbiamo trovati che ci aspettavano alla finestra. Sul fronte della viabilità, la limitazione del traffico sul tratto toscano della E45, in particolare il blocco ai mezzi pesanti in ingresso da Sansepolcro Sud nell'Aretino, rimarrà in vigore fino a venerdì alle 12. È stato deciso in un vertice congiunto delle prefetture di Arezzo e Forlì Cesena. Le condizioni delle arterie dovute proprio agli allagamenti e alle frane di queste ore hanno fatto propendere per questa decisione necessaria anche e soprattutto per consentire le operazioni di soccorso alle popolazioni alluvionate. Il personale ANAS si trova sul posto per dare le corrette indicazioni ai mezzi pesanti. È stata comunque garantita la percorrenza fino all'uscita di Pieve Santo Stefano Sud della E45.